Benvenuti in Competere News Economia. In 5 minuti i principali fatti della settimana che dall'Italia e dall'estero ci entrano nelle tasche. Le nuove banconote da 100 e 200 euro entreranno in circolazione a fine maggio. Portano l'effigie di Europa, la mitica divinità greca. Vediamo caratteristiche e curiosità delle nuove banconote in questo video che è stato diffuso dalla Banca Centrale Europea. Euro banknotes made to last. E queste banconote resistono alla lavatrice e anche al ferro da stiro. Italia fuori dalla recessione. Nel primo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo italiano, il PIL, è cresciuto dello 0,2%. L'economia è così uscita dalla crisi dovuta a due cali consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri del 2018, questo secondo fonti Istat. Si è chiusa la cosiddetta rottamazione ter, si contano già, secondo quanto si apprende da fonti dell'Agenzia delle Entrate, 1.320.000 domande, 800.000 avanzate online. Il vice premier Matteo Salvini ha già annunciato che ci sarà una proroga. Continua la corsa della benzina. In autostrada, in Italia, si sono raggiunti i 2 euro al litro. La congiuntura economica non è favorevole. Prima il presidente Trump ha di fatto cancellato le agevolazioni anche per l'Italia che consentivano l'acquisto calmierato di petrolio dall'Iran. Poi la crisi politica in Venezuela, grande produttore mondiale di greggio, che non accenna a trovare soluzione. Queste le cause di un prezzo al consumo mai raggiunto prima, al quale contribuisce anche la eccezionale tassazione italiana a cui la benzina è sottoposta. Cambiamo argomento. 9 milioni di euro per il polo oncologico e pronto soccorso dell'ospedale Rummo di Benevento. Inaugurato il reparto d'urgenza alla presenza del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Salvato anche il presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Goti, il che ha determinato la fine dell'occupazione dei locali municipali da parte di un gruppo di donne che temevano la chiusura del nosocomio di Sant'Agata. POR Campania FESR 2014-2020, raggiunti gli obiettivi di spesa da parte della Regione Campania, che ha rendicontato 4 miliardi di euro per progetti finanziati dalla Unione Europea. Questo consente alla Regione Campania di rimodulare il programma per ulteriori possibili risorse europee da investire per lo sviluppo della nostra regione. 80 milioni di euro per salvare lo storico ospedale degli incurabili di Napoli. Li ha stanziati la Giunta regionale della Campania. La struttura recentemente era finita agli onori delle cronache per crolli e dissesti che avevano costretto al trasferimento in altri nosocomi dei pazienti ricoverati. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Aggiornamenti sul sito Competere Journal. Arrivederci.